In seguito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di uno strumento normativo che permette la gestione di aree verdi urbane da parte di privati cittadini, un centinaio di giardini ed aiuole sono già state assegnate alla cura dei privati, che si affiancano così al Comune nell'attività di recupero degli spazi verdi. Tocca ora Piazza dei Martiri, dove l'Ordine dei Commercialisti di Napoli, insieme con MA Le Garden Design, hanno scelto di prendersi cura del sito del XVII secolo con il monumento dedicato ai martiri caduti per la libertà. Credo che con poco veramente si può fare tanto per questa città. Noi amiamo questa città e quindi siamo veramente non solo entusiasti, ma contenti di poter proseguire con tante altre iniziative insieme al sindaco che ci vede protagonisti, perché credo che mettendoci insieme possiamo fare tante cose buone per questa città. La progettazione rispecchia la storia e l'eleganza del luogo, rivisitando in chiave moderna il tradizionale giardino all'italiana, restaurato in maniera da arricchire il patrimonio verde della comunità e trasformare il paesaggio nel pieno rispetto della natura. Questo è un pezzo importante in un luogo molto bello della nostra città, grazie a chi l'ha voluto, a chi l'ha progettato, agli architetti, al personale del comune, alla municipalità, soprattutto all'ordine dei commercialisti. Cresce l'amore per la nostra città, uno spirito di partecipazione, e questo è un messaggio molto forte e molto bello. E prima dell'appuntamento in Piazza dei Martiri, il sindaco aveva incontrato il ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando. Abbiamo parlato di rifiuti, di impiantistica, di Bagnoli, un incontro molto proficuo. Credo insomma questo rapporto tra la città di Napoli e il governo sull'ambiente darà risultati molto molto importanti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, quindi io sono molto fiducioso e soddisfatto dell'incontro avuto con il ministro.